è Rizzuto Francesco Paolo. Sì, all'udienza del 22 luglio 2022, avanti la Corte di Assise di Palermo, sezione prima, si chiama il processo iscritto al numero 2 del 2021 a carico di Scotto Gaetano più 1, imputati come Natti. Scotto Gaetano, detenuto in videocollegamento da Tolmezzo. Tolmezzo per Scotto. Sì, buongiorno, da Tolmezzo si attesta la presenza di Scotto Gaetano, nato a Palermo il 12/5/1952. Garantiti tutti i diritti, nessuna incompatibilità. Buongiorno. Sì, Scotto Gaetano è assistito e difeso di fiducia all'avvocato Giuseppe Scozzola, presente. Rizzuto Francesco Paolo, libero assente, difeso di fiducia all'avvocato Salvatore Di Gioia, assente, sostituito per delega orale dall'avvocato Giuseppe Scozzola. Le parti civili Agostino Vincenzo, presente, Agostino Annunziata, assente, e Agostino Flora, assente, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Gaetano Repici, presente. Agostino Salvatore, assente, rappresentato e difeso dall'avvocato Calogero Monastra, presente. Castelluccio Antonella, assente, rappresentata e difesa all'avvocato Enrico Benici, presente. D'Alessandro Michelina, assente, rappresentata e difesa all'avvocato Giustino Ferraro, assente, sostituto processuale, presente, l'avvocato Modica. Castelluccio Antonino, assente, e Castelluccio Francesco, assente, rappresentata e difesa all'avvocato Salvatore Modica, presente. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno e Presidenza della Regione Siciliana, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato nella persona dell'avvocato Giulio Sorrentino, assente. Comune di Palermo, rappresentato e difeso dall'avvocato Ettore Barcellona, assente. Centro Studi Iniziative Culturali Pio La Torre Onlus, rappresentato e difeso dall'avvocato Ettore Barcellona, assente. Libera, Associazioni Nomi e Numeri Contro le Mafie, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Arando, assente, sostituita per delega orale dall'avvocato Repici. Carollo Salvatore Dario, assente, difeso all'avvocato Salvatore Modica, presente. Carollo Francesco, assente, e Carollo Giulia Costanza, assente, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Longi, assente, sostituito per delega orale dall'avvocato Modica. Per l'ufficio del pubblico ministero sono presenti la dottoressa Lia Sava, il dottore Gozzo e il dottore De Giglio. Sì, allora, preliminarmente diamo atto che in data 18 luglio 2022 è pervenuta PEC da parte dell'ufficio del pubblico ministero, indirizzata a tutte le parti e anche alla Corte, quindi ne siete a conoscenza tutti, che attiene all'impossibilità per motivi tecnici di procedere oggi con l'esame di Loforte, dell'imputato in reato connesso a Loforte. Questo lo dico per il programma di oggi. Poi credo che sia stata preannunziata anche un'impossibilità che riguarda Mutolo. Sì, infatti, Presidente, prego. Le deposito l'attestazione dell'impossibilità oggettiva di Mutolo. Quindi, grazie Pubblico Ministero, vabbè, è un problema che dovrei... Grazie Pubblico Ministero, quindi abbiamo anche il... documento, insomma, l'attestazione da parte del Servizio di Protezione che riguarda problemi di salute... afferenti al collaboratore di giustizia Mutolo Gaspare, quindi anche Mutolo oggi assente, mentre invece per Cuffaro l'ufficio di procura non è stato trovato ancora Cuffaro, quindi sostanzialmente del programma che era stato previsto solo Ferrante e Giovan Battista. Abbiamo Ferrante, l'unica cosa ricorderete tutti alla precedente udienza l'ufficio del pubblico ministero si era riservato alla produzione dei verbali di Scarantino sui quali era già stato espresso il consenso di tutte le parti all'acquisizione e quindi per questo non era stato citato. La Corte non aveva formalmente provveduto sia all'ammissione che alla revoca dello Scarantino aspettando la materiale acquisizione dei verbali. Sì, va bene. Allora, su questo quindi soprassediamo e vediamo nel corso dell'udienza. Possiamo procedere con Ferrante allora? Allora, ci videocolleghiamo con Ferrante, se intanto le parti ci illustrano come ritengono di... 197 bis, Presidente. Se ci dite qual è la posizione quindi processuale, sì, così... è definito tutto, non ci sono pendenze, quindi può essere sentito ai sensi del 197 bis. Abbiamo i certificati. Certificato penale, carichi pendenti del Ferrante, quindi il pubblico... Risalenti, quindi sono definiti ormai. Definito tutto. Quindi non ci sono processi ulteriormente pendenti. E quindi la richiesta del pubblico ministero è di
sentirlo ai sensi del 197 bis del codice di procedura penale come teste assistito. C'è il difensore del Ferrante in aula presente? Sì, Presidente, buongiorno. Buongiorno. Avvocato Fabbri per il Ferrante. Avvocato Fabbri, lei su questa prospettazione del pubblico ministero concorda? Assolutamente sì. Ci può dare quindi conferma anche lei? Il suo assistito è definitivamente giudicato, lo vediamo dal certificato penale, non ha altre pendenze per fatti connessi o comunque collegati a quello in processo oggi, è così? Non mi risulta che ci siano. Va bene, se non, il pubblico ministero lo saprebbe sicuramente. Dal certificato. Il pubblico ministero lo saprebbe sicuramente. Le altre parti, le parti civili, il difensore dell'imputato, concordano tutti e la Corte. Rilevato che il collaboratore di giustizia Ferrante Giovan Battista risulta irrevocabilmente condannato per reati connessi o comunque probatoriamente collegati a quello per i quali oggi si procede, a quello per i quali oggi si procede. E che non risultano a suo carico ulteriori pendenze per fatti parimenti collegati. Per questi motivi, sentite le parti che concordano, dispone sentirsi il predetto Ferrante Giovan Battista ai sensi dell'articolo 197 bis, primo comma, codice di procedura penale. E allora, ci colleghiamo con il sito riservato. Siamo collegati. Buongiorno Presidente, sono il cancelliere del sito riservato e qui con me il signor Ferrante Giovan Battista, nato a Palermo il 10-3-58. Sì, per il resto il collegamento è buono, voi ci vedete e ci sentite, potete vedere l'aula. Sì, il collegamento funziona perfettamente. Potete vedere anche nel riquadro l'imputato collegato a distanza, quindi è tutto funzionante. Tutto funziona. Sono garantiti all'imputato ovviamente, lei è cancelliere, siamo sicuri, tutte le garanzie previste. Sì, certo. Tutti i diritti in materia di videoconferenza sono garantiti. Perfetto. Allora, signor Ferrante, buongiorno. Lei ci sente bene? Ci vede? Ci sente? Signor Ferrante, forse deve accendere il microfono. Può darsi che abbia il microfono spento? Sì, perfetto. Oh, perfetto. Allora, senta, lei ha sentito, lei è già stato condannato peraltro per il reato di associazione di tipo mafioso in concorso, quindi per reati che sono collegati a quello per cui oggi si procede. Siccome è già stato condannato irrevocabilmente e lei non ha altre pendenze giudiziarie, lei verrà sentito in questo processo come testimone assistito, cioè il testimone che però ha alcune garanzie difensive, a tutela delle quali lo farebbe sicuramente rilevare. Se a qualche domanda lei non dovesse o potesse non dover rispondere, il suo difensore. Lei ha assistito innanzitutto da un difensore. Ci conferma la nomina dell'avvocato Fabbri? Sì. Quindi il suo difensore di fiducia è l'avvocato Fabbri? Carlo Fabbri, sì. Perfetto. Le diamo atto allora che l'avvocato Fabbri, signor Ferrante, è qui presente in aula a Palermo. Quindi, ripeto, è qui per tutelare eventualmente la sua posizione da domande che riterrebbe di, sulle quali lei potrebbe non essere obbligato a rispondere, ma ciò posto, lei però in linea generale, e ripeto, salve eventuali questioni su domande specifiche, lei in linea generale è un testimone. Quindi come testimone lei ha l'obbligo di dire la verità. Io devo avvisarla che la legge punisce i testimoni falsi e i testimoni reticenti. Se non dicono la verità commettono il reato di falsa testimonianza, che è un reato per il quale la legge prevede la pena del carcere. Sono stato chiaro, Ferrante? Sì, compreso. Allora, legga la formula che c'è, sicuramente il cancelliere le potrà dare. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi insegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Sì, ci dia le sue generalità complete. Ferrante Giovan Battista, nato a Palermo il 10 marzo 1958. Perfetto. Prego, pubblico ministero, allora. Presidente, scusi. Sì, avvocato. C'è, ne avevo parlato prima, una proposta da parte della difesa di acquisire i verbali della dichiarazione resa al Ferrante nella fase delle indagini preliminari e precisamente il verbale del 18 luglio del 96, 30 luglio del 96, 20 ottobre del 2000,
No, 20 gennaio 97 e mezzo, cioè. E al solito mi salta sempre questo. Che è solo riassuntivo. Sì, 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 che è solo riassuntivo, sì. 22 gennaio. Quindi aspetti, avvocato. 22 18 luglio 96, 30 luglio 96, poi? 22 gennaio 97. 20 ottobre del 2001, tutti questi, Presidente, sono solo ed esclusivamente riassuntivi. No, avvocato, ha ragione. 18 luglio 96 è riassuntivo, trascrizione e riassuntivo. Riassuntivo. 30 luglio 96 è riassuntivo e trascrizione. 22 gennaio 97 solo riassuntivo. 20 ottobre 2001 riassuntivo e trascrizione, 23 luglio 2020 riassuntivo e trascrizione. Comunque ho l'elenco scritto. Perfetto. Quindi sono questi che avete indicato? Sì. Questi qua, Presidente. Perfetto. Sì. E c'è pure un elenco, quindi predisposto anche dal pubblico. Sì. Perfetto. Quindi la proposta possiamo dire che mi pare di capire è congiunta, perché anche il pubblico ministero aveva predisposto questo elenco. Parti civili? C'è il consenso all'acquisizione? Sì, all'acquisizione c'è sempre il consenso con domande e chiarimento. Questa è la posizione di tutte le parti civili. E allora, la Corte ha preso atto della richiesta congiunta della difesa dell'imputato e del pubblico ministero. Grazie, pubblico ministero. Ok, grazie. Di acquisizione dei verbali resi da Ferrante Giovan Battista, come meglio indicati nel elenco predisposto dallo stesso pubblico ministero. Preso atto del consenso di tutte le parti, per questi motivi dispone acquisirsi i verbali indicati in motivazione, come precisati nell'elenco allegato dal pubblico ministero. Allora, ci ho posto... se c'è una domanda a chiarimento, il pubblico ministero, abbiamo anche acquisito, lo dico per il verbale, ovviamente il certificato penale e il certificato di carichi pendenti del Ferrante. Allora, se ci sono domande a chiarimento dell'ufficio del pubblico ministero, nessuna domanda del pubblico ministero. Le parti civili, allora. Grazie, Presidente. Avvocato Repici. Buongiorno, signor Ferrante. Mi sente? Buongiorno. Signor Ferrante, lei quando è... è stato fatto uomo d'onore? Credo che sia stato nel 79-80, credo fine 79, inizi anni 80. E chi era presente alla cerimonia della sua iniziazione? Come, scusi? Chi era presente quando lei fu battezzato come uomo d'onore di Cosa Nostra? Tutti chiaramente i componenti della famiglia di San Lorenzo, e poi c'erano altri quattro capi mandamento, che era Rosario Riccobono, che tra l'altro è stato il mio padrino, poi Michele Greco, Totò Censarillo e un altro che non ricordo adesso. In quel momento il capo della famiglia mafiosa nella quale lei entrava, chi era? Il capo della famiglia era Salvatore Buffa, se credo che era il Salvatore Buffa, Totò Buffa, che era il capo della famiglia di San Lorenzo. Come, scusa? Che era il capo della famiglia di San Lorenzo? Cioè lei quando è stato... Senta, Ferranti, io non l'ho capito. Lei quando è stato... come dire, ha avuto il rito di affiliazione, quando è stato comunque affiliato, è entrato a far parte della famiglia mafiosa di San Lorenzo? Sì. La domanda che le facevo... San Lorenzo, quando, io l'ho detto, credo che sia stato
la fine del 79. Va bene. Se non ricordo male, cioè il 79 e l'80. Va bene, e questo l'avevamo detto. La domanda dell'avvocato, dell'avvocato Repici era: chi era in quel momento, quando lei è stato affiliato alla famiglia mafiosa di San Lorenzo, il capofamiglia o comunque il vertice della famiglia? E allora c'era Pippo Gambino, Mario Troia, che credo che era il consigliere, e Pino Buffa. Ma voi lo sentite bene? Sentite io pure. Allora, me li vuole ripetere cortesemente questi nomi? Cerchi magari di parlare un po' più forte, senza come di attaccarsi troppo al microfono, altrimenti abbiamo un po' un problema di ritorno. Quindi. E allora, Pippo Gambino. Gambino, poi. Mario Troia. Mario Troia. Pino Buffa. Pino Buffa. E Pino Buffa. Gambino, Mario Troia o Troia e Pino Buffa, giusto? Sì. Va bene. Di questi tre chi era il capo della famiglia? Gambino. Pippo Gambino. Ho capito. E senta, il Troia che lei ha dichiarato essere consigliere della famiglia al tempo sarebbe Mariano Tullio Troia? Sì, Mario Troia. Mario, il diminutivo è Mariano Tullio, giusto? Sì, Mariano Tullio Troia, sì. Bene. Il capo mandamento chi era? Allora era Sarro Riccobono il capo mandamento. Perché San Lorenzo rientrava nel mandamento di Partanna Mondello? Sì, allora praticamente il mandamento era Partanna Mondello. Va bene. Magari avvocato, per carità, magari sarà scritto nei verbali io adesso, però glielo facciamo dire a lui. Sì, sì, ha ragione, Presidente, ha ragione. Chiedo scusa. Signor Ferrante, per cercare di avere, diciamo, un riferimento temporale specifico sulla sua affiliazione, si ricorda se fu prima o dopo l'omicidio del presidente della regione siciliana Piersanti Mattarella? No, onestamente non lo ricordo se è stato prima o dopo. Va bene. Lei poi nel corso del tempo ha assunto un qualche ruolo di vertice all'interno della sua famiglia? No. Sempre soldato della famiglia. E lei ha mai conosciuto una persona che si chiama Francesco Onorato? Sì, era nel senso che era uomo d'onore della famiglia di Partanna Mondello. Tommaso Natale Partanna Mondello. Quindi avete militato insieme nella stessa famiglia mafiosa? No, io ero della famiglia mafiosa di San Lorenzo, lui di Partanna Mondello. Ci fu un momento in cui il territorio del mandamento di Partanna Mondello ebbe qualche modifica? Quindi non ricordo esattamente quanto tempo dopo è stato ucciso Rosario Riccobono, e quindi il mandamento è diventato nuovamente mandamento di San Lorenzo, come a quanto pare era stato già da sempre, e quindi il mandamento di San Lorenzo cominciò ad essere mandamento di San Lorenzo. Ho capito. Senta, lei ha mai commesso... Le persone che facevano parte erano sempre le stesse, quindi quelle di Tommaso Natale, Sferacavallo, Partanna Mondello, Capaci, Isola delle Femmine, e Pallavicino, appunto, che faceva parte sempre della famiglia di Partanna Mondello. Sì.
Lei ha mai commesso reati insieme a Francesco Onorato? Sì. E che tipo di reati? Intanto facevamo parte sempre della stessa associazione mafiosa. Sì. Poi omicidi. A partire da quando lei ha avuto diciamo occasione di compiere delitti specifici insieme a Francesco Onorato? Ma guardi, sicuramente risale agli anni 80, anni 90, cioè quando praticamente c'era da fare qualche omicidio che riguardava Partanna Mondello, Ciccio Onorato era lì con noi. Quando dice anni 80, fra il 1980 e il 1989, a quale anno siamo più vicini? Guardi, adesso non ricordo esattamente perché c'è stato un periodo che credo sicuramente alla fine degli anni 80. Lei quando lo ha conosciuto? Adesso non ricordo con esattezza, ma io credo di averlo conosciuto agli inizi degli anni 80, agli inizi, sì, agli inizi degli anni 80. Ho capito. E le venne presentato come uomo d'onore? Sì. Senta, alla fine nella seconda metà degli anni 80, chi era il capo mandamento di San Lorenzo? Allora, per noi, anche se Pippo Gambino era detenuto, ma per noi è rimasto sempre Pippo Gambino, quindi il nostro capomandamento era Pippo Gambino, cioè da quando praticamente si è ucciso Rosario Riccobono e lui è diventato il nostro capofamiglia, da allora in poi anche durante il suo arresto è rimasto sempre Pippo Gambino. E dopo il suo arresto c'era qualcuno che reggeva il ruolo di capomandamento al posto di Gambino fuori? C'era Giuseppe Gambino. Salvatore, scusi, che Giuseppe, Salvatore Biondino. Ah. Però ripeto, formalmente il nostro capomandamento è sempre rimasto Pippo Gambino. Va bene. Senta, all'omicidio di Rosario Riccobono e dei tanti suoi affiliati uccisi nello stesso giorno in cui fu ucciso Rosario Riccobono, lei partecipò? Sì, ho partecipato, ero a casa di Totò Buffa al committo nazionale, eravamo lì. E uccideste qualcuno nella città di Palermo? Al convitto no, non arrivò nessuno perché praticamente diciamo che eravamo un po' in vari posti. Io sono stato lì a casa di al convitto e quindi a casa di Va bene. Lì non arrivò nessuno. Ho capito. Quindi lei era pronto ad agire, ma di fatto non agì. Mi sento molto bene. Lei era pronto ad agire, però di fatto non dovette intervenire. È così? Sì. Bene. Sì. Senta, lei ha conosciuto Antonino Madonia? Sì. Nino Madonia, uomo d'onore della famiglia di Resultana.
famiglia di Resuttana, o meglio, sì, di quale mandamento faceva parte? Il mandamento Resuttana, quindi altro mandamento, limitrofo, diciamo, a San Lorenzo, ma era il mandamento di Resuttana. Sì, e oltre alla famiglia di Resuttana, il mandamento di Resuttana quali comprendeva? Quali famiglie comprendeva? Comprendeva l'Acqua Santa, Vergine Maria e l'Acqua Santa. La famiglia dell'Arenella di quale mandamento faceva parte? Sempre della famiglia di Tommaso Natale, di Resuttana. Quindi la famiglia dell'Arenella faceva parte del mandamento di Resuttana. Antonino Madonia aveva un qualche ruolo particolare o era un semplice soldato di Cosa Nostra? Diciamo che dopo l'arresto del padre, difatti era lui il capomandamento. E lei ricorda a quando risale l'arresto del padre? No, no, con esattezza no. No. Va bene. E senta, fra Antonino Madonia e prima di lui il padre e il vertice del mandamento di San Lorenzo, quali erano i rapporti? Come erano i rapporti? I rapporti sono sempre stati ottimi, anche perché, ripeto, cioè, eravamo limitrofi e ci si vedeva molto spesso, e addirittura una parte del territorio era condiviso tra Resuttana e San Lorenzo, una piccola parte. Ad esempio, la Favorita era una parte, appunto, che era condivisa tra entrambe, tra la famiglia di San Lorenzo e la famiglia di Resuttana. Ho capito. Senta, non mi interessano dettagli specifici. Le chiedo in via generale intanto se lei ha riferito all'autorità giudiziaria circostanze a sua conoscenza sull'attentato alla Daura ai danni del dottor Giovanni Falcone. Sì, ne ho parlato. E si è attribuito responsabilità in quel delitto? Sapeva dalla provenienza dell'esplosivo a chi doveva essere consegnato. Bene. Questo ho sapevo e questo ho raccontato. Perfetto. E lei sa se c'è stato una nella organizzazione di quel delitto c'è stato un esponente di Cosa Nostra che ha avuto un ruolo direttivo, di coordinamento per quell'attentato? Guardi, per quell'attentato io ricordo che Salvatore Biondino mi disse che Nino Madonia aveva chiesto quell'esplosivo e quindi lo abbiamo preso e gliel'ho dato. Poi, quindi la parte a sua conoscenza è la richiesta fatta da Nino Madonia a Salvatore Madonia, reggente del mandamento di San Lorenzo. A Salvatore Biondino, sì, mi perdoni. Reggente del mandamento di San Lorenzo. E questa è la parte che lei conosce? Sì, sì. Bene. I rapporti fra Salvatore Biondino e Nino Madonia, per quello che lei ha potuto percepire, com'erano? Gli avevo detto, tutta la famiglia, non Salvatore Biondino, cioè, eravamo, anche se in due mandamenti diversi, si faceva parte, diciamo, della stessa associazione mafiosa, quindi erano buoni. Ho capito. Senta, lei ha conosciuto uomini d'onore della famiglia dell'Acqua Santa?
Sì, mi pare Enzo Galato ed altri, però adesso i nomi, cioè, francamente probabilmente magari mi sfuggono. Galatolo, sì, Galatolo. Galatolo Enzo aveva un ruolo preciso nella famiglia. Credo che proprio Enzo fosse il rappresentante di quella famiglia. Era il rappresentante della famiglia. Senta, lei ha mai lei sa dove abitava? È mai andato a casa di Enzo Galatolo? Sì, sì, ci sono stato diverse volte. Più o meno in che tempi, cioè in quali anni? In quali anni? Cioè praticamente a partire dagli anni 80 sino al 90 sicuramente. Però ci sono... mi chiedi adesso per cosa nel modo specifico, cioè proprio francamente non lo ricordo esattamente. Comunque ci sono stato diverse volte. Ecco, ci sono state ragioni specifiche per cui lei andò a casa di Vincenzo Galatolo? Ma guarda, una volta ci sono stato un paio di volte, credo per l'occasione del giudice Cassarà, e altre volte non ricordo esattamente per cosa. Signor Ferrante, mi scusi se la interrompo, perché per una parte non ho sentito bene, per un'altra le devo chiedere una precisazione. Lei ha fatto un cognome, Cassarà, e ha attribuito la qualifica di giudice. Intanto giudice no. Lei ha detto il giudice Cassarà. Si parlava del dottore Cassarà, non giudice. Ah, vabbè, ok, quindi il dottore Cassarà. Perché lei dice si trovò ad andare a casa di Enzo Galatolo in relazione al dottore Cassarà? Perché allora, adesso non ricordo se si doveva andare a prendere l'auto rubata lì, se l'avevo parcheggiata lì, adesso non ricordo con esattezza il motivo esatto qual è stato. Mi sfugge adesso il motivo esatto per quale è stato, ma in occasione, diciamo, del delitto Cassarà. Ho capito. Quindi la casa di Enzo Galatolo era stata una base per il delitto Cassarà? No, aspetti, avvocato, scusi, perché... Sì, aspetti, lei è andato un po' oltre, perché appunto lei ha detto ho capito. Se permette un attimo di intervenire. Io non ho capito, invece io non ho capito. Lei parla del dottore Cassarà e che lei è andata a casa di Enzo Galatolo in relazione al dottore Cassarà. No, ma perché? Che cosa bisognava fare, Ferrante? Detto delitto. Allora praticamente quando c'è stato si doveva commettere, si è commesso l'omicidio del dottore Cassarà. Adesso non ricordo se dovevo andare a prendere l'auto che era rubata ed era parcheggiata lì praticamente, diciamo, da Enzo Galatolo, o dovevo andare a prendere delle altre cose. Adesso non ricordo con esattezza. Ma poi lei ha partecipato materialmente a questo delitto, a questo omicidio? Sì. E cosa ha fatto in particolare lei, signor Ferrante? In particolare, praticamente io con l'auto rubata dovevo bloccare l'uscita eventualmente delle auto, quindi non fare uscire più il dottore Cassarà con le auto dal palazzo di Via Croce Rossa. Ho capito. Va bene, avvocato, adesso abbiamo... Signor Ferrante, lei sa chi ebbe il ruolo di sparare all'indirizzo del dottor Cassarà? No, io ero nell'auto che doveva bloccare questo, poi lì c'era il furgone,
ricordo quello dell'850 con Giovanni Motese e Salvatore, però adesso ripeto i dettagli, non me li ricordo così su due piedi, ma io dovevo fare quello e ho fatto quello. Il suo ruolo l'ho capito con chiarezza. Io le ho fatto un'altra domanda: se lei sa i nomi delle persone che avevano l'incarico e che lo eseguirono di sparare all'indirizzo del dottor Cassarà? No. Non lo so. Bene. E allora le faccio una domanda più generale. Lei, in quanto soldato di Cosa Nostra, non veniva messo al corrente di tutte le operazioni che venivano eseguite? È così? Non necessariamente. Va bene. Lei sa se parteciparono uomini del mandamento di Resuttana all'uccisione del dottor Cassarà? Sì. Anche perché eravamo nel loro territorio. Mi scusi, io non ho capito la risposta. Sì. Ah, la risposta era sì. Sì. E in particolare sa i nomi di qualcuno del mandamento di Resuttana che partecipò a quel delitto? Allora, Nino Madonia, ricordo Nino Madonia, altri no. Ok. Senta, lei ha mai conosciuto un immobile nella disponibilità della famiglia Galatolo utilizzato per fare delle riunioni? Quello vicino dove abitavano, mi pare che si chiamava Baglio, sì, ripeto, ci sono stato qualche volta. Quindi c'era un luogo definito Baglio che era nella loro disponibilità, ma io le avevo chiesto che veniva usato per riunioni di Cosa Nostra. Sì, si andava lì. Lei ha partecipato a qualcuna di queste riunioni? Sì, sì, le ho detto, ci sono già stato, cioè, c'ero già, ci sono stato un paio di volte. Sì. Non ricordo proprio per quale, in quale occasione, ma ci sono stato. Sì, questo era chiaro. Lei ha detto anche di essere rimasto sempre un semplice, per così dire, soldato di Cosa Nostra. Con questo ruolo lei ha partecipato a riunioni con esponenti di altri mandamenti e di altre famiglie presso il luogo della famiglia Galatolo? No. No. Ha mai saputo di qualche persona convocata al baglio della famiglia Galatolo e poi uccisa lì e fatta scomparire? No, non credo. Senta, nella zona fra Carini e Cinisi, lei sa se qualcuno della famiglia Madonia aveva un immobile a propria disposizione? No. Lei ha mai conosciuto qualcuno della famiglia di Trapani? Sì. Sa se c'erano rapporti di parentela fra i di Trapani e i Madonia? Tra i di Trapani
Madonia, sì, c'era una parentela, adesso mi sfugge qual è proprio la parentela tra Ciccio di Trapani e Madonia. Sì. Per i Madonia non sapeva, sa se la famiglia di Trapani aveva qualche immobile nella zona fra Carini e Cinisi? No, non lo so. E allora, intanto di Trapani ce ne sono due. Diego, che abitava proprio a Cinisi, e Ciccio di Trapani. Erano due uomini d'onore, però uno era a Resultana e uno a Cinisi, quindi uno abitava a Cinisi. Se aveva delle case, non lo so, faceva il trasportatore. Lei sa se qualche esponente delle famiglie Madonia o di Trapani durante la latitanza trascorsero del tempo nella zona fra Carini e Cinisi? No. Senta, della famiglia della Renella, lei ha mai conosciuto qualche uomo d'onore? Non credo. Ha mai conosciuto qualcuno della famiglia Fidanzati? Sì. Chi? Chiaramente risale agli anni Ottanta, ma non c'erano rapporti molto, molto frequenti. Ma io le ho chiesto chi ha conosciuto della famiglia Fidanzati. No. Adesso sì, dei fidanzati, sì, chiaramente il nome adesso mi dice tutto, però come si chiama nome di battesimo, cioè, francamente mi sfugge. Ho capito. Senta, una persona che si chiama Gaetano Scotto, lei l'ha mai conosciuto? Gaetano Scotto l'ho conosciuto nel carcere della Sinara. In che epoca? Dopo il mio arresto, quindi sicuramente io sono stato 6 mesi isolato, quindi sicuramente fine 94. Sicuro che fosse fine 94. Sicuro che si chiamasse Gaetano Scotto e non Pietro Scotto? Ah, scusi, Pietro Scotto. Sì, scusi. Sì, quindi lei ha conosciuto in carcere Pietro Scotto, giusto? Pietro Scotto, sì. Io le avevo chiesto di Gaetano Scotto, c'è una parentela fra Pietro e Gaetano Scotto? No, guardi, non lo so. Ah, non lo sa. Gaetano Scotto l'ha mai conosciuto? No. Mi scusi, avvocato. Prego. Senta, Ferrante, è Pietro Scotto, cioè lo Scotto che lei ha conosciuto alla Sinara, prima di quella circostanza alla Sinara, lei lo conosceva già fuori nella vita, diciamo, libera? No. Non l'aveva mai visto? No, né visto né sentito, l'ho conosciuto in quella circostanza. Né visto né sentito, l'ha conosciuto in quella circostanza. No, io non la sento bene, così. È questo quello che ha detto? Sì. Ma ho capito. Va bene, avvocato Reggio. Sì. Senta, lei ebbe notizie del libro mastro sequestrato alla famiglia Madonia? No. Quindi non ne conosce il contenuto? No. Un tale Vito Lo Forte lei l'ha conosciuto? No. Solo delle ultime precisazioni a proposito dell'omicidio del poliziotto Antonino Agostino
e della moglie Ida Castelluccio, a chiarimento di quello che c'è già nei verbali e su cui non ritorno. La occasione in cui Salvatore Biondino le disse qualcosa a proposito dell'omicidio Agostino era una riunione organizzata appositamente per qualche motivo? Ma guardi, in quel periodo di riunioni si facevano periodicamente. Adesso se era stata fatta per un motivo ben preciso o era già una riunione fissata, ripeto, periodicamente, non me lo ricordo affatto. Ma in quel periodo qual era il periodo? Credo 85, 86, 87, perché se non ricordo male Pippo Gambino era già stato arrestato e credo che è stato arrestato nell'86, 87, comunque. Quindi è successiva all'arresto di Giacomo Giuseppe Gambino. Come scusi? È successiva all'arresto di Giacomo Giuseppe Gambino. Sì. Ecco. Però deve essere stato successivo all'omicidio del poliziotto Agostino e della moglie Ida Castelluccio, che avvenne il 5 agosto del 1989. Con questa indicazione temporale riesce a essere più chiaro? Ma più chiaro di cosa? Cioè, le ho detto io che non so esattamente se era una riunione già programmata proprio perché se ne facevano credo che almeno una volta alla settimana si faceva una riunione nel Vaglio Biondo proprio per essere più precisi, o a casa mia o nel Vaglio Biondo, però ripeto non so se era una programmata o è stata programmata proprio per un'occasione particolare. Allora le chiedo una precisazione. Solo in un'occasione Salvatore Biondino le riferì circostanze relative all'omicidio Agostino? Non me lo ricordo. Quindi si ricorda chi era presente oltre a lei e Salvatore Biondino? Allora, sicuramente c'era Salvatore Biondo, credo che in quell'occasione poi c'era, veniva Salvatore Rina, ma chi c'era altro di specifico in quell'occasione non me lo ricordo affatto. Ma ho capito bene, c'era Salvatore Rina? Nell'occasione in cui Salvatore Biondino parlò dell'omicidio Agostino? Se è stata in quella occasione o nell'altra, sì, perché si facevano appuntamenti periodici proprio lì. E quando ne sentii parlare io per la prima volta, eravamo proprio lì nel Vaglio Biondo. Allora, Presidente, devo fare la domanda, seppure potrà essere una ripetizione. Esattamente lei che cosa sentì dire a Salvatore Biondino sull'omicidio del poliziotto Agostino? Che avevano ammazzato questo poliziotto qui e si cercava di capire o di sapere cosa era successo e perché e chi era stato. Ecco. Questo si cercava di capire perché era successo e chi era stato? Si cercava di capire esattamente chi era stato, perché a quanto pare nessuno ne sapeva assolutamente niente. Bene. Questo è quello che ricordo. Questo è quello che le ricorda e che lo disse Salvatore Biondino. Ma Salvatore Biondino cercava di sapere e di capire per sua iniziativa o gli era stato richiesto da qualcuno? Gli era stato chiesto da qualcuno, gli era stato chiesto proprio da
da Totò Riina. Ecco, però lei poco fa ha detto che forse Totò Riina era lì presente. E quindi? E dove sta? Cosa c'è da capire ancora? Non capisco io. Va bene, possiamo andare avanti, avvocato. Direi che la risposta l'ha fornita. Sì, poi. Sì, sì. A queste parole di Biondino, Riina reagì in qualche modo, rispose qualcosa, fece qualche affermazione? Sì, ammesso che lei ricordi. Le parole di Biondino, mi dica quali sono le parole di Biondino. Io l'ho detto a lei di dirle e lei le ha dette. Sì, però avvocato, rischiamo di fare involontariamente confusione al dichiarante, perché lui ha detto di non ricordare se ci fosse Riina o no. Se lei adesso gli chiede a queste parole di Biondino, Riina come ha reagito, è come se diamo per scontato che invece Riina fosse certamente presente. Allora, lei ricorda se Riina c'era, sì o no? No, in quell'occasione no. No, no, non lo ricordo. Scusi, non lo ricorda o non c'era? Ferrante, lei mi deve fare una cortesia. Se parlo io come tutti gli altri, lei deve aspettare la domanda e poi intervenire, se no ci accavalliamo e non si capisce niente, chiaro? Allora, lei ha detto no, non significa che non se lo ricorda o che non c'era Riina? No, che non me lo ricordo. Che non se lo ricorda. Quindi, avvocato, se non se lo ricorda non può parlare, certo, di una presunta reazione di Riina. Certo, ma ora ha chiarito di non ricordarselo, prima aveva detto che probabilmente poi era presente. Vedremo poi le... Senta, ma era una cosa usuale che su qualche delitto commesso da Cosa Nostra ci fosse un riserbo, ragioni di segretezza anche all'interno di Cosa Nostra? Scusi, non ho seguito tutta la domanda, non si è sentita tutta per intero. Sì, le ho chiesto se fosse usuale... se per delitti commessi da uomini di Cosa Nostra ci fossero ragioni di segretezza anche all'interno di Cosa Nostra. No, non era una cosa usuale, ma poteva pure succedere. Lei è a conoscenza di qualche episodio che capitò di questo tipo, cioè di segretezza all'interno di Cosa Nostra? Sì, per esempio Pippo Gambino una volta mi disse di fare determinate... diciamo accertamenti e di non parlarne con nessuno in maniera categorica, nessuno. E Pippo Gambino aveva ricevuto incarico da qualcuno, che lei sappia? Non lo so. Come? Non lo so. Non lo sa. Lei non disse mai nulla di questo a Salvatore Biondino? Assolutamente no. Va bene. Senta, ha mai saputo di rapporti fra esponenti del mandamento di Resuttana e esponenti delle forze di polizia o dei servizi segreti? No. Dentro Cosa Nostra ha mai sentito rapporti di questo tipo a proposito di Nino Madonia? No. Lei ha mai avuto notizie su un poliziotto del commissariato San Lorenzo? Ma ho mai saputo notizie su... Notizie di vicinanza... Notizie di che tipo? Sì, non volevo suggerire. Notizie di favori fatti a Cosa Nostra da un poliziotto del commissariato San Lorenzo. No. No. Lei un poliziotto che si chiamava Mannino... lo ha mai conosciuto? No. No.
né ha mai avuto notizie su di lui? No. Senta, ha mai conosciuto Giuseppe Lucchese? Sì. Lei sa se aveva nella sua disponibilità una motocicletta e se era solito utilizzare una motocicletta? Sì, aveva una moto di colore blu, che ricordo blu. Sì. Sì. E lei sa se Lucchese ha partecipato a qualche delitto conducendo una motocicletta? No. Ci sono stati agguati commessi da Cosa Nostra, di sua conoscenza, nei quali i killer hanno usato delle motociclette? Sì. Chiudo qua. Va bene, nessun'altra domanda, Presidente, grazie. Sì, grazie, Avvocato. Le altre parti civili hanno domande? Nessuno. Avvocato Scozzola. Sì, Presidente, grazie. Buongiorno, signor Ferrante. Buongiorno. Senta una cosa, signor Ferrante. Anzitutto, lei ha detto che poche volte, due volte circa, si è recato in questo vicolo Pipitone, che lei chiama Baglio Pipitone. Forse Pipitone non l'ha neanche detto, forse. Senta, Ferrante, una volta che le è stato detto, se le si dice Baglio, vicolo, Pipitone, le dice niente questo nome? Baglio, Pipitone? Sì, adesso chiaramente non lo ricordo, sino qualche minuto fa ricordavo non Baglio. Sì, va bene, dico quindi quando lei... Scusi, finisca lei. Quindi dico, scusi, la domanda presente a questo punto... No, aspetti, chiudiamolo questo argomento. Quindi quando lei parlava poco fa di Baglio a proposito della abitazione, dell'immobile nella disponibilità di Galatolo, sì, Galatolo lei... Vincenzo mi pare che ha detto, sì, era questo Baglio Pipitone? Vincenzo, sì. Parlavo proprio di questo posto qui, sì. Quindi Baglio Pipitone, vicolo Pipitone, è questo, giusto? Sì, sì, avvocato. Abbiamo chiarito questo punto, avvocato Scozzo. Sì, signor Ferrante, lei si ricorda la prima volta che c'è stato, come ha fatto ad entrare all'interno di quell'immobile, da chi è stato accolto, da chi non è stato accolto? Scusi, per favore, avvocato, volevo parlare a voce molto perfetto perché non riesco a sentire malissimo, per favore. Le ho chiesto questo. La prima volta che lei è stato in questo posto, nella disponibilità dei Galatolo, lei si ricorda come è entrato, da chi è stato accolto, chi è che l'ha fatto entrare in quella... Non ricordo questi dettagli, cioè francamente non me li ricordo. Ho capito. Un'altra cosa, invece... Questo Baglio biondo, dove voi, Rina, veniva per tenere quelle riunioni, le ha detto che erano quasi con cadenza settimanale. Le chiedo questo. Allorquando è successo quel dialogo sull'omicidio del poliziotto e della moglie, di cui lei ha parlato sia nelle indagini preliminari che ora anche al collega di parte civile, Madonia Antonino veniva in quel periodo? Sì, anche lui veniva, però avvocato, non prendiamola con una certezza assoluta che il periodo era una volta alla settimana, perché potrei anche confondere, perché alcune volte erano molto più spesso, alcune volte in altri periodi magari molto più distanti come appuntamenti periodici, ecco. Diciamo, vabbè, è indicativo una volta alla settimana, me ne rendo conto. Sì. No, io volevo sapere questo, ma nel periodo in cui è successo l'omicidio e in cui c'è stato quel dialogo con Biondino,
Io volevo sapere questo, Madonia in quel periodo veniva? Se lei se lo ricorda. No, non me lo ricordo, non me lo ricordo affatto se veniva Nino Madonia, perché poi c'è stato un periodo che veniva Salvuccio Madonia, però se veniva Nino Madonia, no, non posso metterci la mano sul fuoco, ecco. Ho capito. Ma comunque veniva Nino Madonia, veniva spesso, veniva raramente? Come scusi? Nino Madonia veniva spesso o veniva raramente? Avvocato, spesso cosa può significare? Una volta al mese, una volta ci si incontrava con Nino Madonia, ci si incontrava, però... Torniamo al solito discorso, spesso può essere per una volta al mese o una volta ogni settimana, o se c'era delle necessità ci si incontrava magari più spesso. Lei era mai è stato mai presente nel dialogo, nell'incontro, durante l'incontro tra Rina e Madonia? Presente al dialogo? Cioè, attenzione, quando chiaramente parlavano tra di loro, si mettevano in un'altra stanza e parlavano tra di loro, noi stavamo fuori lì ad aspettare, lei aspettare e vigilare, in poche parole. Ho capito. Lei ha mai sentito Rina chiedere a Nino Madonia notizie in relazione al duplice omicidio del poliziotto e della moglie? No. No. Sento un'altra cosa. I suoi rapporti con il Biondino, che tipo di rapporto erano? Erano, oltre che rapporti, diciamo, di associati, di soggetti componenti l'associazione Cosa Nostra, avevate anche altri tipi di rapporti? Ma con Madonia e chi? Biondino. No, con Salvatore Biondino, Ferrante. Con Biondino, mi ha sentito? Non avevo sentito. E allora, c'erano rapporti chiaramente che erano associazione mafiosa. Ma dico, la domanda è, al di là dell'essere, dell'essere parte della stessa associazione, lei aveva rapporti diretti con Salvatore Biondino, aveva un qualche tipo di rapporto? Io sì. Sì, cioè mi pare che la domanda fosse, sì, che tipo di rapporti avesse? Che tipo di rapporti? Con Salvatore Biondino ci si conosceva praticamente da sempre, quindi andavo a casa sua, andavamo, cioè, si usciva con la famiglia assieme. Quindi avete anche questo rapporto tra le due famiglie. Le è mai successo che Biondino le dicesse qualcosa non vera, le mentisse? E se sì, se ce la può dire? Non ho sentito tutta la domanda. È mai successo che Biondino? Che Biondino le abbia detto qualcosa che poi non è risultata vera. Che non sia risultata vera, almeno non ricordo nessun episodio che sia stato smentito. Precisiamo? Noi possiamo precisare che... No, non sta dicendo cose diverse. Sento una cosa. Lei ha parlato che in relazione all'attentato dell'Addaura, Biondino le ha... Aspetti, avvocato, sì. Se lei dice lei ha parlato, per favore, per mettere la Corte e tutte le parti in condizione di verificarlo, ci indichi il verbale. No, l'ha detto poc'anzi, Presidente. Ah, con riferimento a dichiarazione... La dichiarazione fatta è qui. Avvocato, prego, prego, no.
che Biondino le ha chiesto dell'esplosivo per quanto riguarda la Daura per poterlo dare a Madonia. Si ricorda se per caso Biondino prima ha chiesto l'autorizzazione a qualcuno o quantomeno le ha detto che avrebbe chiesto l'autorizzazione? No, non lo ricordo. No. Senta, lei quando è stato sentito nel processo della Daura che si è svolto a Caltanissetta, all'epoca, per quanto si ricorda, ha detto la verità? Presidente, bisognerebbe specificare a quale frase si riferisce, così non credo che sia ammissibile. Presidente, allora, il verbale non l'abbiamo perché non è... Un attimo soltanto. Che? Non è fra i verbali depositati, però c'è la sentenza della Daura. Sì, ho capito, avvocato, però noi possiamo chiedergli no. se lui ha fatto falsa testimonianza o calunnia. Non calunnia, se lei ha dichiarato la verità, così come abbiamo detto anche a tanti altri testi, per carità. La sentenza sta facendo riferimento alla sentenza? Della Daura. Sì, dico, e quindi... Che è passata in giudicato. E quindi abbiamo la sentenza passata in giudicato. Ma che c'è? Oh... Naimo Rosario, lei lo conosce? Come scusi? Naimo Rosario, lei lo ha conosciuto? Sì, sì. Può dirci se ha curato la latitanza dello stesso? Può dirci se ha curato la latitanza? Sì. E dove era latitante Naimo? Dove eravamo? Dove era latitante? Saronaimo dipende da periodo, è stato latitante a Mazara del Vallo, a Capaci, all'Inserra. E lei cosa faceva materialmente per curare la latitanza? Tutto quello che eventualmente gli serviva. E cioè eventualmente lo spostavo da un posto all'altro, eventualmente se gli serviva parlare con qualcuno, eventualmente gli parlavo con Salvatore Biondino e si faceva parlare. Quello che serviva, avvocato, non è che posso dire quello che gli ho fatto, tutto quello che eventualmente serviva. Ha mai detto lei a Naimo di non uscire una sera e di stare all'interno dell'abitazione? Ha mai detto a Naimo di non uscire una sera e di non muoversi dall'appartamento dove si trovava, dall'abitazione in cui si trovava? No, non una cosa del genere, non me la ricordo. Quando c'è stato, doveva esserci l'attentato a Capaci, gli ho detto di allontanarsi perché lui abitava a Capaci, gli ho detto di allontanarsi da quel posto lì. Ma di non uscire una sera non ricordo mai una cosa del genere. Ok. Senta, lei ha parlato sempre poc'anzi, presidente, per specificare, di notizie segrete o di fatti segreti che potevano circolare, che non potevano circolare all'interno di Cosa Nostra e che non potevano essere diffusi. Ma questi fatti, che chiaramente erano attività delittuose, Rina ne era a conoscenza? Non lo so. Come? Non lo so. Ah, no, non l'avevo sentito. Ad esempio, dell'attentato o comunque degli appostamenti che lei ha fatto a Mondello, nell'abitazione del dottore Falcone. Presidente, ha detto che non sa di questi eventuali contatti, quindi poi andare sullo specifico mi sembra... È vero che quella che era probabilmente sbagliata era la domanda così generica, invece sulla circostanza specifica vediamo sulla se... Sulla domanda generica non ci possiamo apporre. Giusto, no, era invece forse quella che era sbagliata, ma adesso sulla circostanza specifica invece vediamo se di questo fatto lui è a conoscenza, cioè se Rina ne fosse o meno a conoscenza di questa circostanza specifica. Esatto.
Allora, avvocato, la riponga, perché nel frattempo sì, ovviamente si è perso. Sì, dopo. Allora, praticamente degli appostamenti che lei ha fatto a Mondello, presso la villa del dottore Falcone, Rina ne era a conoscenza? Che... Non lo so, perché a me è stato detto da Pippo Gambolino di non parlarne con nessuno, e io non ho parlato e mai detto a nessuno una cosa del genere, quindi io mi ho rapportato solo con Pippo Gambolino. Con Pippo? Con Pippo, può ripetere il cognome? Gambino. Ah, Gambino. Presidente, nessun'altra domanda. Il pubblico ministero mi riesame la domanda. Grazie, pubblico ministero. Le parti civili. Presidente, solo una richiesta di chiarimento. Sì. Avvocato Repici. Signor Ferrante, Naimo, lei sa se ha avuto rapporti con Salvatore Biondino? Certo, sì. E con Salvatore Biondo il corto? Sì. Con... Eravamo tutti nella stessa famiglia. Quando è stato latitante nella zona di Capaci, c'era qualcuno della zona di Capaci che si occupava di lui? Anche di lui, sì. Chi? Nino Troia. Va bene, nessun'altra domanda, Presidente, grazie. Solo così, per... Un attimo soltanto. Dicevo, solo per chiarire queste circostanze sulla latitanza di Naimo, sul coinvolgimento di Nino Troia, eccetera, erano già oggetto dell'interrogatorio del 23 luglio del 2020. Ma insomma, le abbiamo ulteriormente ribadite oggi. Invece io, a proposito delle sue precedenti dichiarazioni, su questo invece c'è un chiarimento per quello che può servire. Lei oggi mi pare di aver detto di non sapere di poliziotti del commissariato di San Lorenzo che in qualche modo non dico al servizio, ma insomma che facessero qualche favore alla famiglia mafiosa, o sbaglio? No, niente affatto, non sbaglia. Allora, concettualmente il discorso è molto semplice. Io sono nato con Pippo Gambino, parlando dell'associazione mafiosa Cosa Nostra. Noi eravamo una cosa, gli sbirri un'altra. Sì. Mai nessun tipo di contatto, mai nessun tipo di... c'è proprio due mondi separati, punto. Quindi per noi il concetto di avere a che fare con un poliziotto, con qualcuno dei servizi segreti, con qualcuno, cioè queste cose proprio sono al di fuori del nostro mondo. Vabbè, questo è il suo punto di vista. Quello che le chiedevo io le è stato chiesto anche, credo, oggi. Quindi lei questo nome Mannino del commissariato di San Lorenzo non le dice nulla? No. Perché, le spiego, signor Ferrante, lei stesso, mi rendo conto che era il 22 gennaio del 97, quindi che un po' di tempo è passato, però lei stesso, lei stesso, e per questo glielo chiedo per non lasciare qui sì un contrasto con quanto invece prima aveva detto, lei dice, è come se, vedendo un album fotografico, lei fa una dichiarazione sostanzialmente spontanea, mi torna in mente un episodio, nel 90-91, si era parlato di eliminare un poliziotto che lavorava presso il commissariato di San Lorenzo, eccetera, perché Totuccio Lo Piccolo, per questioni che riguardavano Totuccio Lo Piccolo. Ricordo che questo poliziotto aveva una Mercedes 250 e un villino nella zona industriale di Carini, poi parla del fatto che Pippo Gambino non era d'accordo, e comunque la cosa non fu portata in commissione. Ricordo che questo poliziotto si chiama Mannino, e che lo stesso faceva qualche favore, anche se non ricordo di che tipo, a Croce Benedetto, titolare di un deposito di costruzione e molto vicino a uomini d'onore, quali Totò Gallina e Passalacqua Battista.
Io le ho adesso letto la dichiarazione che lei aveva reso nel 97. Oggi, siccome ha detto su questo effettivamente c'è un contrasto con quanto invece aveva detto prima, oggi dice che questo Mannino non le dice nulla. Allora, adesso che gliel'ho letta, se la ricorda questa circostanza, Ferrante? Sì, ricordo questa circostanza, sì, adesso proprio ricordo questa circostanza, ma ripeto, noi come nostro... Allora, che qualcuno di qualche altra famiglia ne faceva qualche uso, ricorreva probabilmente a qualche poliziotto perché per delle notizie o qualsiasi cosa, io non lo escludo, ma noi concettualmente come famiglia appartenente a San Lorenzo non abbiamo mai avuto, da quello che so io, mai avuto nessun tipo di contatto con nessun poliziotto, mai, perché ripeto, due mondi completamente diversi. Sì, ma dico la circostanza che le ho letto, che Totuccio Lo Piccolo si lamentava che questo poliziotto gli faceva delle perquisizioni e che quindi e questo sì, no sì, sì, sì. Questo se lo ricorda, sì, sì. E che questo e che sì, invece sì, Pippo sì, perfetto, e che invece Pippo Gambino si è opposto perché e comunque la cosa non fu portata in commissione, e lei stesso questo nome Mannino adesso se lo ricorda come poliziotto di San Lorenzo? Sì. E che faceva dei... Croce Benedetto lei lo conosce, se lo ricorda? Croce Benedetto sì, uno dovere della famiglia di Carini. E che questo Mannino, anche se lei non sa di che tipo, faceva dei favori a Croce Benedetto, se lo ricorda? Questo è quello che ha dichiarato lei. Sì, ricordo adesso che praticamente se ne è parlato, ricordo questa circostanza. Ok, sì. Va bene, era solo per chiarire, perché effettivamente era rimasto questo divergenza. Su questa circostanza, pubblico ministero, nessuna domanda, e le parti civili? Prego, avvocato. Sì, Presidente, su una circostanza riferita a proposito di queste domande. Avvocato Repici, signor Ferrante, ma Salvatore Biondino ebbe mai notizie del fatto che Emanuele Piazza cercava latitanti? Sì, questo se ne parlava, questo lo riferiva praticamente Ciccio Morato, mi pare che era proprio lui che diceva che questo Piazza cercava dei latitanti, aveva delle taglie addirittura per eventualmente prendere questi latitanti. Sì. Quindi per quello che sa lei, Salvatore Biondino lo ha prese da Ciccio Onorato? Sì. Nessun'altra domanda, Presidente, grazie. Se non ci sono altre domande, possiamo licenziare il test? Possiamo chiudere? E allora, grazie. Chiudiamo il collegamento, ringraziamo il cancelliere che ci ha assistito e il Presidente del Tribunale che ha messo a disposizione la possibilità di fare questo videocollegamento. Grazie, signor Cancelliere, possiamo chiudere il collegamento. Qui ci sono, Presidente, i verbali di... Buongiorno. Buongiorno, grazie, chiudiamo. I verbali di scarantino, allora. Che nel frattempo con l'elenco. Perfetto. Quindi, se il pubblico ministero, magari ne diamo lettura formalmente per indicare quali sono quelli che vengono acquisiti, perché le parti hanno già anticipato il consenso con rinuncia a scarantino. Avvocato Fabbri, io la ringrazio, abbiamo concluso anche con lei. Grazie, Avvocato Fabbri. Allora, pubblico ministero. Se vuole possiamo dare sì. Tutto. Allora, 4 giugno 2015, trascrizione udienza, Corte d'Assise Caltanissetta nel procedimento numero 2 2013 contro Madonia Salvatore Mario più 4. 28 ottobre 2015, verbale di interrogatorio di imputato in procedimento connesso, reso alla Procura di Caltanissetta il 28 ottobre, quindi abbiamo qui la trascrizione. Poi 30 marzo 2017, riassuntivo e trascrizione dell'interrogatorio reso alla Procura Generale di Palermo, appunto in data 30 marzo 2017. Sì. Sì, grazie pubblico ministero. Di questi verbali, che sicuramente grazie pubblico ministero, le parti già, grazie, conoscono.
c'era già stato anticipato il consenso con rinuncia a sentire lo Scarantino all'udienza. Questa è la posizione della Procura che lo aveva dedotto. Parti civili... Cioè, confermo, confermiamo. Confermate sia all'acquisizione che alla rinuncia. Tutta la posizione di tutte le parti civili, avvocato, posizione di tutte le parti civili, avvocato Scozzo, sì, la conferma pure. E allora la Corte, preso atto dell'accordo delle parti, dispone a acquisirsi i verbali di dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo, di cui all'elenco allegato dal pubblico ministero, e preso atto della reciproca rinunzia del consenso di tutte le parti, revoca l'ordinanza ammissiva relativamente al dichiarante Scarantino Vincenzo. Che era stato dedotto, credo, anche in altre liste. Sì. Credo anche lei, no? Avvocato Repici, mi pare che fosse anche nella sua lista. Presidente, chi? Scarantino. Sì. Le do conferma, ma... E allora? Quindi, cioè, Scarantino era... Dopodiché abbiamo questa... assenza degli altri collaboratori o comunque dichiaranti citati per oggi. La prossima udienza, Presidente, sì, dovremmo sentire Mutolo, che dovrebbe guarire. Si spera. Si spera. E Lo Forte, e ritenteremo questa cosa di Cuffaro. Sì, è sempre Cuffaro. Ora, ricorderete che la prossima udienza era fissata per il 12 settembre. Confermatevi, la Corte vi ha dato il calendario fino a dicembre, no? No? No. Ah, solo settembre-ottobre. Sì, in realtà, diciamo, io avevo delle date già di novembre e dicembre. L'unico problema è che per queste date io non ho certezza che il Lucciardone sia ancora disponibile. Ecco il motivo per cui non so se già impegnarvi. Forse sarebbe bene posticipare a settembre. A settembre avremo tutti le idee più chiare, perché evidentemente cercherò e sto cercando già di avere delle date alternative, che però magari non sono tutte nelle stesse giornate. Quindi direi, per ragioni legate alla ricerca delle aule le quali poter tenere il processo, non avendo la certezza che a novembre e a seguire avremo la disponibilità del Lucciardone, fermiamoci a ottobre, che vi ho già dato. Confermatemi, sì, ottobre sarebbe 7, 14, 21 e 28, 28, giusto? Sì, Presidente, nel frattempo le volevo rappresentare, per quanto riguarda novembre, eventualmente di non calendare il 18. Il 18 novembre. Di non calendarlo, Presidente, ho un altro impegno, lo dico sin d'ora, ed è fuori sede, Presidente. È un bel problema, Avvocato, perché... Ripeto, Presidente, me ne rendo conto, è di venerdì, ma... No, sono è di venerdì e c'è il Lucciardone disponibile. Sì, lo so, me ne rendo conto, Presidente, però è la revisione di Scotto a Catania, quindi... Ok. Capisce, è un doppio impegno, cioè, sia del difensore che dell'imputato. Quindi è anche l'imputato impegnato. Sì, e quindi... Ma lì non possiamo chiedere niente. Quindi senti, ci vado il 12. Vabbè, e allora... Me lo annoto, Avvocato, per sì, sì, per carità. Io l'ho voluto anticipare in modo tale che per quella settimana, se possibile... Quindi la prossima udienza è... Ecco, la prossima udienza, volevo arrivare lì, la prossima udienza calendata è... il 12. L'avvocato Scozzola, però un attimo, l'avvocato Scozzola aveva già prospettato, se ricordate, alla precedente udienza, che il 12, anche qui c'è un impegno doppio suo e dell'imputato Scotto. È così, no? Sì. Quindi sì, anziché il 12 noi possiamo rinviare al 13. Perfetto. Di settembre. La domanda che rivolgo al pubblico ministero, il 13 riusciamo a organizzare, vabbè, Mutolo non credo che sia un problema, Cuffaro lo ricercherete, ma insomma
credo che le premesse non siano delle migliori. Per lo forte possiamo già organizzarlo? Sì, non ci dovrebbero essere problemi. Vabbè. Allora l'udienza la terremo Corte d'Assise d'Appello, sezione seconda, questa è la prima, quindi sostanzialmente qua di fronte, lo dico per le parti, ma insomma le conoscete tutti, va bene? Vediamo un attimo soltanto se ci sono problemi. Quanto riguarda lo forte, che appunto, come tutti sapete sicuramente, è già stato sentito in incidente probatorio, c'è l'esigenza quindi di risentirlo? Sì, Presidente, noi abbiamo da fare delle richieste specifiche che non sono state mai fatte, mai chieste, diciamo, in questi termini al collaboratore. Per quanto ci riguarda sono essenzialmente due temi che dobbiamo affrontare. Non si tratterà quindi di molte, ma poi dipende anche da cosa risponderà il collaboratore, chiaramente. I verbali sono stati già acquisiti, quindi non abbiamo problemi a questo punto di vista. L'avvocato poneva il problema di acquisire un ulteriore verbale, su cui noi non abbiamo nessun problema. No, questo poi eventualmente il giorno dell'esame eventualmente lo produrrete, vediamo. Quindi fatemi capire, intanto lo forte va bene, ci sono i verbali dell'incidente probatorio e quindi voi, il pubblico ministero, prospetta l'esigenza di risentirlo. E mi pare che su questo comunque, perché forse l'avete dedotto pure voi, avvocato Repici, mi pare che su questo sia anche l'avvocato Scozzo è d'accordo, un'esigenza diciamo comune. È così? No, lei non l'ha dedotto, no, dicono d'accordo, dico, però mi pare che siamo tutti. Invece, quindi sui verbali. Oltre al verbale di incidente probatorio, cioè quello fatto dinanzi al GIP di incidente probatorio, in quella sede erano stati prodotti tutti i verbali di interrogatorio resi dallo forte precedentemente, su questi, sul mantenimento al fascicolo del dibattimento e sull'utilizzabilità piena, mi pare che c'è il consenso di tutte le parti. Pubblico ministero, consenso. Assolutamente sì, Presidente. Le parti civili, il consenso di tutte le parti. Avvocato Scozzola, e allora la Corte sul consenso di tutte le parti dispone il mantenimento e l'utilizzabilità di tutti i verbali, sia relativi all'esame dello forte in incidente probatorio che di tutti i verbali di interrogatorio in quella sede già prodotti e presenti nel fascicolo ex articolo 431 CPP. Poiché, come sapete tutti, lo forte era stato previsto per l'odierna udienza, erano state prospettate lo forte, mi pare di aver capito, non è più soggetto a programma di protezione, giusto? Lo forte non è soggetto a programma di protezione dal 1999, procuratore, Presidente, quindi da un bel po' di tempo, diciamo. Però alla scorsa udienza forse non mi era stato prospettato, tant'è vero che l'ordinanza. Poi l'ho accertato io e quindi riferisco. Vabbè, è questo. Ma c'è l'accordo di tutti, per ragioni abbastanza ovvie di sicurezza, a sentirlo sempre col sistema della videoconferenza, pubblico ministero, le parti? Perché assolutamente sì, Presidente. Avvocati di parte civile? Tutti d'accordo? Sì. Avvocato Scozzo era d'accordo tutti. Allora, la Corte, preso atto di quanto dedotto dal pubblico ministero circa la necessità di escutere in dibattimento il Loforte su circostanze nuove e diverse, cioè anche su circostanze nuove e diverse rispetto a quelle già
oggetto dell'incidente probatorio. Preso atto altresì dell'esistenza di ragioni di sicurezza che rendono assai difficoltosa la partecipazione dello forte fisicamente all'udienza. E del consenso di tutte le parti alla sua escussione, in videoconferenza. Per questi motivi conferma l'ordinanza con la quale era già stata disposta l'escussione del predetto Loforte Vito col sistema della videoconferenza. Posso, Presidente, proprio in ragione del fatto che mi sembra prevedibile che anche il 13 settembre non riusciremo a sentire Cuffaro e che l'esame di Loforte non sarà eccessiva durata, io interpello la Corte sulla opportunità di convocare qualche altro testimone in aggiunta a Mutolo e Loforte, perché altrimenti, come oggi, per ragioni che non erano prevedibili oggi naturalmente, fissiamo una data di udienza e poi alle 11:30 c'è il rischio di avere finito. Magari io personalmente penso che più veloci di come stiamo andando è difficile. No. Però lì non lo so, il pubblico ministero io non ho. Non ho il polso del pubblico ministero, aveva già prospettato una serie di rinunzie di atti, di testi, quindi non so qual è il residuo programma probatorio del pubblico ministero. Sì, Presidente, a fronte di questa sollecitazione che informalmente l'avvocato Repici aveva avuto la cortesia di formularci prima dell'intervento formale in udienza, avevamo già detto all'avvocato Repici che la nostra lista è sostanzialmente nelle parti più pesanti già esaurita. Ci rimane da esaminare, chiederemo la citazione a questa Corte, i verbalizzanti che hanno operato il riscontro sulle dichiarazioni dei collaboratori, in generale che hanno operato le indagini per molti anni, quindi ci sono tantissime informative da esaminare. Ecco, l'avvocato Scozzola sta valutando la possibilità eventualmente di ridurre l'esame di questi verbalizzanti, che sarebbe molto impegnativo, sulle parti essenziali, acquisendo soprattutto la documentazione allegata a una serie di informative. Ma su questo ancora non abbiamo un programma preciso. Ecco perché allo Stato abbiamo difficoltà a indicare altri testi da sentire già per l'udienza del 13 settembre. Era stato già, avvocato Repici, mi pare oggetto di uno scambio con la Procura questo argomento. Mi pare di aver capito, per sintetizzare, che si tratta sostanzialmente di testi di PG residui in ordine alla cui escussione orale e o acquisizione di atti di PG, mi pare di capire, ci sono dei contatti tra le parti. Presidente, aspettiamo che ci si dia l'elenco intero delle note di PG, in modo tale che si possa dire questo sì, questo no, e poi l'esame chiaramente sarà molto molto. Interlocuzioni con la polizia giudiziaria, si dovrebbe avere questo riepilogo, che è funzionale all'escussione, entro i primi di settembre, quindi prima dell'udienza. In quell'udienza sentiamo questi e poi andremo ancora più veloci. Lo so. Quello che voglio dire io è che sia chiaro, noi stiamo finendo la lista testi, quindi gli avvocati dovrebbero cominciare a pensare alla citazione dei loro testi. Dei loro testi, però ancora non l'abbiamo finita la lista testi. Non l'abbiamo finita perché, Presidente, ci sono tutti i testi e non sono pochi, a riferimento delle dichiarazioni di Pietro Riggio, a cui noi rinunzieremo e cui già le parti hanno detto che accederanno alla nostra rinuncia. Quindi questi qua vanno eliminati, rimangono soltanto questi, i testimoni della PG,
ma anche questi pensiamo di abbattere un, non è un bel termine, quello, un bel numero di, diciamo, di sì, questi, no, testi. Tutto che dobbiamo... questo mi era chiaro. Quello che volevo aggiungere io è che, poiché le parti già sanno che dopo l'udienza del 13, a questo punto non più del 12, ci sono già calendate le udienze del 23 e del 30, visto che, come diceva il pubblico ministero, questa screening, chiamiamolo così, lo potete fare già ai primi di settembre, e c'è più o meno una settimana tra udienza e udienza, trattandosi di testi di PG non dovrebbero esserci difficoltà a citarli, ma voi potete già cominciare ad organizzare la citazione dei testi che all'esito dell'interlocuzione con le parti riterrete ancora necessari sentire per le udienze successive del 23 e del 30 di settembre. Così avete già le date, potete già scaglionare in modo da, se è possibile, esaurire tutti i testi. Esatto, di esaurire tutti i testi di PG che ritenete ancora di dover sentire. Avvocato Repici, più di questo io No, il presidente, 13. Per carità. Quindi, allora, sì, scusatemi un attimo soltanto. Allora, confermiamo anche, lì non ci sono ragioni di novità, ma per ragioni, diciamo, poi nostre tecniche, confermiamo anche l'ordinanza con cui era stata disposta la videoconferenza nei confronti di Cuffaro, se fosse rintracciato, e di Mutolo, sempre per l'udienza del 13. Per il resto abbiamo già detto che il Pubblico Ministero già il 13 può, prima del 13, organizzare i testi per le udienze successive del 23 e del 30. Quindi confermiamo il rinvio all'udienza del 13 settembre 2022, aula della seconda sezione della Corte di Assise d'Appello di questo Tribunale, Palazzo di Giustizia, Palermo, piano terra. Autorizziamo per quella data il Pubblico Ministero alla recitazione nelle forme di legge di Mutolo Gaspare, Lo Forte Vito e Cuffaro Joseph. Si dispone per la medesima data la riattivazione della videoconferenza con l'imputato Scotto Gaetano, detenuto. Grazie, l'udienza è tolta.